Buongiorno, benvenuti alla Cinestampa di oggi, giovedì 18 maggio del 2017. Vediamo quali sono i temi importanti della giornata. Intanto la legge elettorale. Sapete che è una di quelle cose di cui non parlo mai e ho intenzione di non parlarne mai finché non verrà effettivamente realizzata questa legge elettorale. Oggi però c'è una novità, e cioè che Renzi dice, e vediamo se è vero, e con lui molti giornali sostengono, che a inizio giugno potrebbe esserci finalmente questa nuova legge elettorale che ci permetterà di avere uno strumento per andare a votare. E devo dire che la fiducia è sempre ridotta, visto che chi sta facendo oggi la legge elettorale è quello che ci aveva spiegato che l'Italicum sarebbe stata la più bella legge elettorale del mondo. Quindi, insomma, stiamo a vedere quello che avviene. Perché oggi parliamo di legge elettorale? Perché oggi mi sembra di aver capito dalle reazioni della parte berlusconiana che questa legge elettorale A si sta per fare e B che è una legge elettorale che, come spesso avviene in Italia, direi che avviene sempre, lo ha fatto Berlusconi, lo ha fatto probabilmente ora lo sta facendo Renzi, è una legge elettorale che non è fatta per noi che dobbiamo andare a votare per sapere come funzionano e chi è più forte e chi dovrà governarci nei prossimi anni. È una legge elettorale che è fatta per evitare che qualcun altro vinca. Insomma, oggi la legge elettorale dovrebbe essere fatta ad hoc per fregare Forza Italia e il Movimento 5 Stelle. Non so come tecnicamente questo si possa fare. Dice che si dice oggi sui giornali che il PD potrebbe vincere i collegi senza vincere dal punto di vista elettorale su base nazionale, cioè attraverso un meccanismo tale per cui, nonostante non si abbiano tantissimi voti, però la situazione è tale per cui la divisione di Forza Italia dalla Lega farà sì che nei collegi possa vincere il PD. Ma vi dico, non vi prendete come testo e oracolo sacro su questo, perché di questa cosa non me ne fotte nulla. Quello che mi fotte è semplicemente vedere quando ci sarà la legge elettorale, lì sì, discutere e andarla a guardare nel dettaglio. Oggi quello che mi interessa è, mi sembra di capire, che questa legge elettorale probabilmente si sta avvicinando ed è una legge by Renzi contro Movimento 5 Stelle in primis e poi Forza Italia. Un'altra paginata a Pisapia, questo è un dubbio che mi sono posto. Pisapia apre bocca, non rappresenta più nessuno, si è fatto il sindaco di Milano, ma ha fatto il sindaco di una città, non si è neanche ricandidato. Quando Pisapia parla, la sinistra, eccetera, paginate intere dei giornali, Repubblica, Corriere della Sera, paginate intere dei giornali quando Pisapia parla. L'oracolo Pisapia oggi sul Corriere della Sera. Beh, Russia Gate, è una storia anche questa molto complicata. Putin ha detto, scusatemi, Trump ha detto che era suo diritto rivelare certi segreti a Putin, in realtà ministro degli esteri Putin, ha fatto fuori il suo capo dell'FBI, ma ha nominato un uomo al di sopra di ogni sospetto. Beh, però questa è l'occasione per trattare Trump come deve essere trattato. Secondo Giuliano Ferrara bisognerebbe cacciare Trump a calci nel sedere. Beh, questa è la posizione tipica di Giuliano Ferrara su Trump, che non l'ha mai amato e neanche tanto la democrazia americana, che alla fine lo ha eletto. La cosa che mi diverte di Giuliano Ferrara è che Giuliano Ferrara, che conosceva e conosce bene l'evoluzione del berlusconismo, sostiene in una frasetta del Foglio di oggi che Trump è più o meno un takeover televisivo. Insomma, takeover televisivo è materia da maneggiare con un po' di cura se uno conosce bene Berlusconi, soprattutto le critiche che gli sono state mosse quando lui è riuscito in poco tempo a fare un partito che ha avuto la maggioranza nel 94 di questo paese. Quello che c'è è che il gran casino americano, perché il gran casino americano a questo punto esiste, ha condizionato, questo lo leggo sul Sole 24 Ore, sia le borse sia il dollaro, che sta perdendo di peso. E Putin, in tutto questo, che cosa dice? Non vedo che cosa abbia detto. Ieri in una conferenza stampa con Gentiloni ha detto: sono molto arrabbiato con il mio ministro degli esteri perché leggo che Putin e che Trump gli avrebbe rivelato dei segreti. Io sono molto arrabbiato con lui perché a me non mi ha detto nulla, non mi sembra che ci siano segreti. Insomma, in politica estera le prime mosse di Trump sono forse goffe, ma da questo a dire che bisogna cacciarlo a calci nel sedere rispetto a quello che hanno fatto in politica estera i suoi predecessori, beh, forse bisognerebbe avere un filo di prudenza in più. L'Istat ha fatto la sua solita analisi. Ormai l'Istat è un centro che fornisce dati, così dovrebbe essere, e tutti i dati dell'Istat in genere sono oggetto di attenzioni politiche, di interpretazioni politiche. Per l'Istat adesso si mette a farle le interpretazioni politiche, un po' come le ONG dovrebbero salvare le persone, se proprio ci tengono, ovviamente siamo grati che salvano le persone, non mettersi a fare la politica estera italiana e soprattutto la politica di estera di accoglienza è affidata alle ONG, ma così va il mondo. L'Istat oggi
ci spiega che titolo del Fatto che le disuguaglianze sfibrano il paese. E a proposito di disuguaglianza, oggi leggo Bragantini che dice che la politica economica dovrebbe combattere le disuguaglianze. Questi si sono bevuti il cervello. Il problema qua non sono le disuguaglianze, io non sono fissato a favore delle disuguaglianze, ma se questi non si rendono conto che il problema non sono le disuguaglianze, ma la crescita economica di questo paese. Oggi mi sembra che in una newsletter di Capezzone molto interessante che manda, che si chiama Giuditta Sfail, fa vedere cosa c'è una linea sull'aumento della produttività dei paesi dell'Europa e l'Italia è un puntino nero. Bene, il problema è la nostra crescita, la nostra produttività e l'incapacità di riuscire a svoltare in questo paese per le sue pastoie burocratiche e per le sue tasse. Non porca miseria le disuguaglianze, che è una cosa che fa avere gli applausi ai cretini, dai cretini e non nella sostanza. Qua ce ne vorrebbero di più disuguaglianze, va bene? Più disuguaglianze, più miliardari, più ricchi, più investimenti, non meno disuguaglianze che sono fatte attraverso maggiore progressività delle imposte, che poi vuol dire imposte sempre per tutti. Questa cosa qua non gli è chiara e quindi leggiamoci Bragantini e l'Istat, perché loro sì che sono tutti uguali, tutti pagati uguali, tutti con i loro orari di lavoro, alla penna gli cade così quando finiscono di lavorare, va bene? In questo cacchio di mondo il problema sono le disuguaglianze in Italia, sì, le disuguaglianze, non la crescita di questo paese. Va bene, ultima cosa che vi segnalo, Caselli che dice Berlusconi tenga giù le mani da Falcone, perché Berlusconi in un'intervista al Foglio di un paio di giorni fa aveva detto che Falcone era un magistrato da cui prendere esempio e dice, cita una serie di pezzi fatti dal giornale all'epoca di critica nei confronti di Falcone e di altri personaggi, tra cui Lino Iannuzzi e mi sembra altri personaggi, se non me li ricordo tutti, che poi sono stati vicini a Berlusconi, che hanno criticato duramente Falcone. Però io vorrei ricordare a Caselli, al caro amico Caselli, che lui ha difeso Falcone certamente, ma Falcone non è stato attaccato solo dal giornale e solo da, come si chiama, Iannuzzi, è stato attaccato praticamente da tutti, da Elena Paciotti che era è stato capo dell'ANM, dal Partito Comunista, dai suoi vicini di casa, dal CSM, da tutto il CSM che gli ha preferito un altro procuratore o consigliere, come si chiamava all'epoca, è stato criticato da tutti, tranne che da Borsellino e da pochi amici, è stato criticato da tutti, non da Berlusconi, non dal giornale. Il clima nei confronti di Falcone, per cui lo mandano in un'isola deserta con i figli prima del maxi processo, non era il problema Lino Iannuzzi, che era un maverick anche all'epoca, ma era dei partiti tradizionali che non avevano nulla a che vedere con Berlusconi. Perché Berlusconi non può parlare di Falcone? Può parlare di Falcone soltanto Caselli, soltanto la buonanima di Cossiga? Voglio semplicemente dire che Berlusconi non ne ha parlato, alcuni nei suoi giornali ne hanno parlato, ma tutto il politicamente corretto dell'epoca era contro Falcone, chiaro? Soprattutto quando fece quell'errore clamoroso, secondo loro, politicamente corretti, di accettare un incarico da parte del tremendo Martelli, socialista, craxiano, indovinate un po' vicino a chi? A Berlusconi, vabbè. È vero, hai ragione, anche Borsellino, ha ragione Francesco, anche Borsellino non era d'accordo con la sua nomina alla Superprocura, ha perfettamente ragione Francesco che adesso ci scrive in diretta. Allora, insomma, togliete le mani da Falcone, questo è un discorso che dovrebbe essere fatto per molti più politici. Vi do un saluto, vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata. Ciao!